Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire insieme a voi una bottiglietta d'acqua in vetro. Perché ho scelto questa bottiglietta in vetro? Perché rispetto a tutte le altre bottigliette in plastica o in acciaio mi fido di più a livello di qualità, nel senso, molte bottigliette che vendono qui su Amazon, per il quale scrivono BPA free o magari acciaio inossidabile, provengono dalla Cina e non si sa effettivamente se poi queste plastiche siano a tutti gli effetti senza BPA o se rilasciano col tempo delle sostanze nocive come anche le leghe in acciaio. Quindi ho detto scegliamo una bottiglia in vetro, per il quale quindi non dovrebbe esserci problema. L'ho presa prevalentemente per l'ufficio, bottiglietta da 360 ml, quindi piuttosto contenuta, piccola, da mettere quindi anche in borsa. C'era anche la possibilità di acquistarla da 550 ml o da 500 ml o da 400 ml, sempre in vetro borosilicato, che dovrebbe essere un vetro resistente. C'è anche della stessa marca in acciaio inossidabile da 750 ml. Andiamo ad aprirla insieme. Questa è la marca, l'ho pagata 12 euro, quindi un prezzo estremamente vantaggioso. Potete vedere inizialmente che c'è uno scovolino, diciamo, per andare a pulire la borraccia all'interno, qualora voi voleste metterci una bevanda che non sia acqua, quindi del tè o del succo. Mentre questa è la bottiglietta di vetro. Come vedete, il rivestimento è in neoprene nero. I colori disponibili erano in nero, in grigio, dovrebbero esserci anche altri colori comunque, e vi lascio quindi andare a guardare qui nel link che vi metto in descrizione i vari colori. Vado ad estrarla dalla custodia in neoprene, giusto per farvela vedere meglio. Come vedete, vetro bello resistente, la marca scritta anche con uno stile che mi piace visivamente, il tappo in acciaio inossidabile con una guarnizione in gomma. Quindi questa è la bottiglietta dove potete mettere la vostra acqua e usarla per appunto metterci dentro del tè, eccetera. Come vedete, vi leggo un po' di indicazioni, ovvero la bottiglietta è in vetro, come vi dicevo, c'è la spugna, abbiamo poi un glass in borosilicate, silicone, guarnizione, stainless steel, acciaio inossidabile, 100% BPA free, e ovviamente dice che è resistente per i suoi 3 mm di spessore. Attraverso questa custodia si può trasportare comodamente e previene anche se dovesse cadere. Ovviamente state attenti perché potrebbe comunque spaccarsi, è sempre vetro, e si può usare anche per appunto pulirla in lavastoviglie senza alcun problema. Tra l'altro il vetro dice che resiste al calore, quindi può andare da un meno 10 gradi fino a 100 gradi. Questo appunto vi permetterà di mettere delle bevande fredde o anche appunto del tè caldo. E anche il neoprene, che trattiene comunque la temperatura, vi permetterà di tenerla in mano senza scottarvi. Questa era la recensione. Dice comunque di pulirla a mano per il primo utilizzo. Non presenta odori. Vado ad annusare insieme a voi. Non presenta alcun odore. Il neoprene un pochettino, ma è il materiale ovviamente, ma non viene rilasciato nell'acqua. Ve la consiglio, potete scegliere tra le varie dimensioni, le varie capacità, scusate. Se avete qualche domanda non esitate a pormela, vi lascio il link in descrizione.